10 segni per capire se casa tua è presa di mira dai ladri. Ogni anno nel mondo si verificano circa 901 furti su 100.000 persone. Per evitare di rientrare nella statistica, in molti decidono di proteggere la propria abitazione. C'è chi installa allarmi, altri si affidano alle porte blindate, altri ancora scelgono di aggiungere anche videocamere a circuito chiuso, allarmi LED, serrature elettroniche e altre soluzioni ad alta tecnologia. Ma anche i più cauti di noi a volte non notano che i ladri hanno già preso di mira la loro casa e attendono solo il momento giusto per fare il colpo. Attenzione ai dettagli che indicano la presenza di ladri, anche se spesso sembrano a prima vista davvero banali. Nel video di oggi ti diremo quali sono i segni a cui fare attenzione. Speriamo che non ti capiti mai di avere a che fare con i ladri, ma in ogni caso è sempre bene stare in guardia. Prima di cominciare, clicca sul tasto iscriviti. Ora non ti perderai nessuno degli importanti aggiornamenti che ogni giorno carichiamo sul lato positivo. E ora cominciamo con 1. Spazzatura rovistata. I ladri spesso prendono di mira una certa casa non solo perché sanno che troveranno lì soldi e gioielli. Molto spesso la gente getta via fogli su cui sono scritti dati personali, nomi, date di nascita, indirizzi, numero di conti bancari o carte di credito e altro ancora. Questo è esattamente ciò che i ladri cercano, ed è per questo che devi prendere l'abitudine di fare a pezzetti piccolissimi ogni foglietto che contenga anche la minima informazione su di te prima di buttarlo. Inoltre, meglio non gettare nella differenziata scatole che sembrano voler dire a tutti che ho comprato questo oggetto costosissimo perché me lo posso permettere. Meglio pensare a un modo più discreto di gettar via le tue cose. Non rendere la vita più facile ai ladri. E se anzi vedi qualcuno che rovista tra i rifiuti, pensa che potrebbe non essere un senza tetto in cerca di cibo. 2. Sparizione del tuo cane da guardia. Hai smarrito il tuo cane? Forse non si è perso passeggiando, distratto magari da altri cani? Non è stato rubato perché è di razza pregiata? I ladri sono esseri senza cuore che non esitano a rapire il cane da guardia di una casa per mettere a segno il loro colpo. I cani da guardia infatti sono l'incubo dei ladri, perciò è meglio per loro cercare di liberarsi del guardiano attirandolo fuori dal giardino quando i proprietari sono fuori. Un paio di giorni dopo, ecco che i ladri entrano in azione indisturbati. Naturalmente, se un cane sparisce, non è certo sempre un segnale di rapina incombente, ma è uno dei modi con cui i ladri derubano le case con giardino. 3. Serbatoio vuoto. Aspetta un attimo. Cos'è quella spia che ti indica che sei in riserva di benzina? Ma non avevi fatto il pieno poco fa? A volte, per impedire alle loro vittime di tornare a casa al solito orario, i ladri possono svuotarti il serbatoio dell'auto. Nel peggiore dei casi, quando te ne accorgi è già troppo tardi e magari resti bloccato per strada. Se quindi sei assolutamente certo di aver fatto ieri il pieno e ora vedi il serbatoio quasi vuoto, chiama qualcuno per andare a dare un'occhiata a casa, fino al tuo ritorno. La tua auto deve essere a prova di ladri o verrà usata contro di te. Parcheggia sempre in zone ben illuminate o in parcheggi sorvegliati. Assicurati che l'antifurto funzioni prima di metterti in strada. Questi piccoli accorgimenti impediranno inoltre che ti venga rubata l'auto stessa. 4. C'è un nuovo custode. Se nel tuo condominio è una ditta a occuparsi delle pulizie, noterai sempre le stesse facce a fare il lavoro. Ecco che quindi la comparsa di un nuovo custode diventa sospetta. Fai molta attenzione e controlla con la ditta per confermare la presenza del nuovo arrivato. Quest'ultimo infatti potrebbe essere un ladro in avanscoperta, interessato a casa tua. Ma come fanno i ladri a sapere che ditta fa le pulizie nel palazzo? Meglio non chiederlo al nuovo arrivato, potrebbe insospettirsi. La cosa migliore da fare è appunto sempre chiamare la ditta e chiedere se hanno davvero cambiato il custode del tuo palazzo e perché. Controlla poi l'identità del nuovo inserviente per confermare con ancora più sicurezza che sia tutto regolare. 5. Una finestra rotta. Se succede, non pensare subito che è stato qualche monello che ti tira i sassi dalla strada. Anche i criminali tirano sassi per rompere le finestre di macchine o appartamenti e verificare se i proprietari sono in casa e hanno sistemi antifurto. Nel caso né il proprietario né i vicini si affacciano a controllare cosa è successo, di sicuro nessuno chiamerà la polizia e i ladri sapranno qual è il momento migliore per compiere il furto. Se ti trovi in casa e qualcuno prova a rompere una tua finestra, chiama subito la polizia.
Oltre a questo, controlla anche il tuo sistema di allarme ogni mese o ogni settimana per assicurarti che funzioni. Oh, e sii sempre gentile con i vicini, perché potrebbero essere loro a venire in tuo soccorso se serve. 6. Le luci non funzionano. Se abiti in una casa con giardino e hai installato dei sensori di movimento come sistema antifurto, controlla subito il sistema se vedi che all'improvviso non funziona più. Chissà, forse qualcuno lo ha sabotato? Basta magari una lampadina fuori posto o un singolo cavetto tagliato per capire se qualcuno si è messo al lavoro per entrarti in casa. Non è mai un male ispezionare regolarmente casa tua e il tuo giardino prima di uscire, specialmente se sarai via a lungo. I sensori di movimento sono un ottimo sistema. Installali in giardino e tutto intorno casa, in punti strategici, per controllare tutto al meglio. 7. Pubblicità e volantini. Trovarsi pubblicità sulla porta di casa è un fastidio a cui siamo abituati, ma a volte può essere una vera e propria minaccia. I ladri possono farne uso per identificare le case e gli appartamenti da svaligiare, perciò prendi l'abitudine di gettar sempre via subito tutti i volantini pubblicitari nella posta e fuori dalla porta. Se stai partendo per le vacanze, chiedi ai tuoi vicini di farti il favore di gettarli al posto tuo. Se i volantini si accumulano nella cassetta della posta, è segno che la casa è vuota e quindi per i ladri scatta il semaforo verde. Farai bene anche a mettere adesivi fuori la porta o il cancello, che segnalino la presenza di antifurti e cani da guardia, anche se non hai nessuno dei due. Si tratta di un trucco semplice ma efficace di tenere alla larga i ladri, facendo loro credere di avere la casa ben protetta. Come dicevamo prima, i criminali possono rovistare nella spazzatura in cerca dei tuoi dati personali. La tua cassetta della posta non verrà certo risparmiata, anzi, è la più preziosa fonte di informazioni sul tuo conto. I ladri si fanno sempre più furbi e possono anche vendere i tuoi dati personali, fino a compiere un vero furto d'identità. Eh già, non sono solo il tuo denaro o gioielli ad avere valore per i malintenzionati. 8. Strani segni. Se noti segni sospetti sulla tua porta di casa, sul cancello, sulle lampade in giardino o anche solo nei pressi di casa, cancellali subito. Si tratta di un altro sistema usato dai ladri per identificare le case in cui è facile intrufolarsi in assenza dei proprietari. Significa una cosa sola: sei tu il prossimo bersaglio. Parlando di segni di identificazione, se hai un giardino farai bene a sistemarlo a prova di ladro. Alberi, cespugli, aiuole molto folte, sono tutti posti in cui un ladro può nascondersi. I criminali sono in grado di usare ogni cosa contro di te. Tieni ben curato il giardino, specialmente l'erba e le siepi, altrimenti i ladri potrebbero capire che in casa non c'è nessuno e tentare il colpo. 9. Chiamate da numeri sconosciuti. Per scoprire a che ora i proprietari di una casa sono assenti, a volte i ladri fanno telefonate di prova. Se a rispondere è ad esempio un bambino piccolo, i ladri possono ottenere facili informazioni da lui. Spiega anche ai tuoi bambini che non devono mai parlare con sconosciuti. Se ricevi un flusso di telefonate sospette, non sottovalutare la cosa, parlane alla polizia. Abbiamo già detto che i ladri diventano ogni giorno più furbi. Usano anche la tecnologia e uno dei nuovi mezzi più adatti ai loro scopi sono i social. Un ladro può sapere tutto sui tuoi spostamenti, senza nemmeno prendersi il disturbo di sorvegliarti casa. Meglio pensarci due volte, quindi, prima di postare le foto della tua vacanza al mare con la famiglia o condividere sui social i tuoi piani per il weekend. 10. Serratura rotta. Se la serratura è rotta o se porta segni e graffi sospetti, significa che qualcuno ha tentato di forzarla. Non perdere tempo. Chiama la polizia, cambia la serratura e mettine una più sicura, meglio se blindata. Magari installa anche un allarme. Controlla sempre anche le finestre e riparale subito se noti graffi o spaccature. I ladri sono veloci e opportunisti e non si faranno sfuggire l'occasione di entrarti in casa. Conosci altri segni che indicano una rapina incombente? Allora condividili con tutti noi nei commenti. Non dimenticare di cliccare sul tasto like e condividere il video con tutti i tuoi conoscenti per informare anche loro. Ci vediamo alla prossima. Resta qui con noi. Siamo il lato positivo della vita.